Eccoci con il dottor Dino Rogante, presidente dell'associazione Taranta 3, ma io dico anche il padre storico del folk a Mottola, una tradizione che si sta tramandando di padre in figlio, ma è lui, come dire, il mentore, è lui l'anima, è lui la storia del folk a Mottola e non solo. Sì, a cominciare dai ultimi anni del 70 e primi dell'80 con il professor Leuzzi, compianto professor Leuzzi, facevo parte del primo gruppo folk, abbiamo fatto delle tournée, diversi premi, poi c'è stato un periodo di studi, l'università ci ha un po' fatto trascurare, appena tornato qui a Mottola abbiamo ripreso subito questa tradizione che per noi è una passione, mettere su gruppi con cui abbiamo lavorato, sostanzialmente i gruppi che sono nati a Mottola sono figli di questa esperienza, di questa tradizione, di questo continuo sollecito a praticare e a diciamo così, invogliare i gruppi a suonare e praticare la musica popolare. Così il sindaco l'anno scorso, in un suo breve intervento in una occasione del genere, chiedeva, dice, se ci fosse stata la possibilità di mettere insieme i gruppi e poter realizzare un... E la cosa è avvenuta. E grazie a Dio, con l'aiuto di tutti, veramente con tanto sacrificio, perché anche io, nonostante l'età, non sapevo cosa potesse significare l'organizzazione di un evento simile. Per l'anno prossimo? L'anno prossimo, grazie anche alle promesse del sindaco, credo che cresceremo, abbiamo ormai individuato anche con questa esperienza le novità e diciamo, il giusto equilibrio che noi pensiamo di poter realizzare, con un mix di confronto fra quello che è la nostra musica popolare, quindi diciamo quella della bassa murgia, con quella più tradizionale salentina. Vorremmo creare questo connubio e quindi la possibilità di poter far confrontare i nostri gruppi con i gruppi salentini, e questo credo che sarà la novità per l'anno prossimo.